Allora, ciao a tutti, noi siamo Gamer Dev, un'associazione che cerca di portare insieme tutte le persone che lavorano nel campo dei videogiochi in Puglia, cercando anche di organizzare eventi tipo il Game Lab, dove ci incontriamo e parliamo, e adesso che siamo online tendiamo a invitare ospiti per anche parlare con persone che vengono anche fuori dalla Puglia, preferibilmente. E organizziamo anche il Game Lab, in cui aiutiamo persone che stanno cominciando a lavorare nei videogiochi a creare dei prodotti. Ci incontriamo una volta ogni 2 settimane, organizziamo delle talk per dargli delle basi, ma tendenzialmente, principalmente per dargli un'occasione di mettersi insieme e lavorare a qualcosa. Oggi abbiamo qui Simone Tranchina di Space Backyard. Ciao. Ha lavorato anche ad Alba per Us2 Games, che stavo giocando prima, ed è una cosa bellissima. In realtà mi ricorda pure la nipote, che non vedo da un sacco di tempo. Vabbè. E poi anche a Moonglow Bay recentemente, Esatto. che hanno annunciato la data di uscita alle 3, vero? Sembra Esatto. una cosa bellissima. Stato con loro per qualche mese, è stato molto bello. Ci parlerà. Di cosa ci parli, Simone? Vi parlerò, quindi il titolo di questo piccolo talk è Costruire un razzo in cortile. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi parlerò dell'esperienza di Space Backyard, e quindi un'esperienza che parte dall'Italia, con tutte anche le sue difficoltà, per poi abbracciare, diciamo, una realtà più ampia poi, e di come questa esperienza accompagni e si integri con quella che è anche la mia carriera, il mio lavoro di freelance. Quindi parleremo di questo. Quindi se volete comincio, ok? Grazie, sì. Bene, bene. Allora, prendiamo le finestre qua. Vabbè, intanto Giovanni mi ha già presentato, ma mi ripresento e vi dico cosa faccio. Quindi, co-founder di Space Backyard, di cui parleremo oggi, uno degli ultimi progetti, come abbiamo già detto, è stato Alba, progetto bellissimo di Us2 Games. Attualmente sto lavorando come freelance e, nello specifico, come lead animator a Tender Close, che è un'azienda di Los Angeles che fa prodotti VR principalmente. E ho cominciato anche ad insegnare all'Accademia di Belle Arti di Genova, quindi un sacco di cose. Invece parliamo di chi sono gli altri di Space Backyard. Quindi Space Backyard è un gruppo composto da 4 persone: Alessandro Arcidiacono è l'altro fondatore e creative director, Gianluca Pandolfo, programmatore, Maddalena Grattarola, narrative designer e writer, e poi ci sono io, di cui ho già parlato fin troppo. Quindi, Space Backyard, non so se c'è un po' di caos con le sirene, ma non sono per me. Space Backyard, quindi iniziamo nel 2016 come un duo creativo, io e Alessandro. 2017-18 Maddalena e Gianluca entrano a far parte del team. Siamo 4 persone che appunto al momento, e ormai da tempo, vivono in quattro paesi differenti: Vietnam, Germania, Inghilterra ed Italia. Io sono l'unico in questo momento in Italia a presidiare. E 4 persone anche che vengono da differenti background, differenti esperienze. E ognuna comunque continua con il suo lavoro in differenti ambiti. Cosa c'è comune? C'è comune l'interesse, diciamo, più che altro l'approccio che abbiamo proprio allo sviluppo e l'idea che abbiamo di videogame. Come è partito Space Backyard? Allora, è partito, come ho detto, da me e Alessandro.
Io e Alessandro ci siamo conosciuti durante la Game Industry, quella che era, credo, anche per Alessandro la prima esperienza in uno studio medio-grande, diciamo, italiano. Come si capisce dalla foto, diciamo, è stato un po'... era una situazione che vivevamo come stressante, come... sì, stressante per noi per diversi motivi. Anche molto concreti, un salario basso, anche per quella che era l'epoca, continui crunch, un'organizzazione del lavoro che era basata, diciamo, più sulla subordinazione, direi, che sulla responsabilizzazione. E questo, diciamo, che ci precludeva un qualsiasi tipo di crescita artistica. Sperimentazione, anche perché ne Grazie. Come? Anche perché ne uscivamo esausti, diciamo, un po' dalle giornate lavorative, il tempo era completamente preso dal lavoro del giorno. Di solito faccio una piccola rubrica di consigli non richiesti, ma per le persone che magari si approcciano adesso alla game industry. Ci sono veramente alcune cose che mi sento di dire. La Game Industry ovviamente non è sempre un'esperienza negativa, ma quello che mi sento di dire è non prendere l'ingresso nell'industria videogame come un punto d'arrivo, perché non lo è, può essere un ottimo punto di partenza. Essere consapevoli di quale studio, diciamo, di quale studio siamo interessati, qual è il salario che andremo a prendere in quello studio, come lavoreremo in quello studio, qual è l'atmosfera. Questo come si può fare? Quindi dico questo perché spesso si è mossi dall'entusiasmo, specie quando si è, diciamo, più giovani, e è una cosa appunto che raccomando, l'informarsi. Ci si può informare anche semplicemente cercando contatti su Twitter, cercando persone che già lavorano negli studi a cui siete interessati e semplicemente chiedendo e avendo questo tipo di contatto. Solitamente la gente, diciamo, i professionisti veri sono anche molto disponibili a fare qualche chiacchiera in modo, insomma, rilassato. Altra cosa che raccomando, quindi se arrivate nello studio dei vostri sogni, siete convinti, eccetera, continuate a guardarvi attorno, anche solo nello studio, guardate attorno chi avete, guardate attorno i talenti che ci sono nello studio, attaccatevi a loro come sanguisughe proprio per cercare di imparare. E ripeto, solitamente i professionisti sono molto aperti a condividere, secondo me, in questa industria. Se però non vedete nessuno che vi ispiri o che vi stimoli, forse vuol dire che dovete cambiare posto. Detto questo, mia piccola rubrica dei consigli per i novizi della industry, ritorniamo a Space Vecchia. Quindi, esperienza che abbiamo vissuto come stressante. Finiamo questa esperienza entrambi. Cosa ci lascia la game industry, diciamo, al tempo, quando abbiamo finito questa esperienza, ci lascia una grande esperienza proprio pratica, forti basi tecniche, una grande velocità e concretezza nel fare le cose e soprattutto sapevamo cosa non ci piaceva fare. Quindi ci uniamo io e Alessandro come Space Backyard e cominciamo a lavorare come freelance entrambi separatamente. Ovviamente per sostenerci, ognuno con le sue professionalità, però diciamo con Space Backyard troviamo il modo, il luogo dove esprimere, diciamo, la nostra idea di lavoro, dove esprimere la nostra idea di videogame. Quindi cominciamo a fare un gioco, pensare al primo gioco che vogliamo fare. E partiamo assolutamente carichissimi, come è giusto che sia. Quindi partiamo dal gioco
vogliamo fare il gioco perfetto per noi, quindi quello grande, quello perfetto, quello che abbiamo sempre sognato, e quindi carichissimi di aspettativa, peraltro direi creata da noi stessi. Cominciamo a lavorare testa bassa a questo gioco, che deve essere un gioco anche di dimensioni abbastanza importanti. Fatto sta che io ricordo a un certo punto mia figlia, che è sempre mia buona consigliera nel lavoro che faccio, ricordo che una volta che gli avevamo fatto vedere, diciamo, quello su cui stavamo lavorando, lei candidamente, come solo una bimba di 6 anni sa fare, ci ha detto: "Non capisco tanto cosa volete raccontare qua." E quindi lì abbiamo capito che stavamo lavorando troppo a testa bassa per un progetto forse troppo grande, non dico ambizioso, ma grande. E quindi decidiamo di fare un passo indietro. Un passo indietro in che senso? Ricominciamo, lasciamo da parte questo gioco dei sogni e cominciamo a fare giochi brevi. Perché? Per tantissimi motivi. Intanto con il tempo in cui si fa un gioco lungo, diciamo lungo e breve, questo tipo di giochi, ma nel tempo in cui si fa un gioco più grande, se ne fanno 100 più piccoli. 100 giochi più piccoli, cosa vuol dire? Poter sperimentare tantissimi stili, poter sperimentare tantissimi tipi di gameplay, eccetera. In più, cominciamo anche ad agganciarci a delle game jam, dei festival, cominciamo a frequentare i festival. Game jam e festival cosa ci danno? Le game jam ci danno contatti, perché riusciamo a vedere anche il lavoro degli altri che fanno in contemporanea, e ci danno anche delle scadenze. Quindi progetti brevi che devono avere appunto con scadenze imminenti, e impariamo, diciamo, a terminare i progetti, anche se brevi, però cominciamo e finiamo i progetti. Festival ci danno una visione più ampia di quello che intendevamo fare, quindi capiamo un pochino qual è la scena che ci sta attorno. Quindi cominciamo con il primo gioco. Vi faccio vedere un attimo il video. Questo è un video che abbiamo fatto a Game Actions. In questo gioco cosa abbiamo fatto? Allora, passo un po' il volume. Alessandro arriva da me e mi dice: "Guarda, c'è questa game jam organizzata da Maze, il cui titolo è Watermelon Game Jam." Ho detto: "Ok, va bene, facciamola, cominciamo." E per la prima volta, secondo me, cosa facciamo? Cominciamo davvero a divertirci, senza troppi pensieri, senza pensare troppo al risultato che dobbiamo ottenere, eccetera. Cominciamo davvero a fare. Avevamo pochi giorni, una decina, una ventina di giorni. Cominciamo a metterci su, a sperimentare un po', e di fatto facciamo un gioco che prende ispirazione da Inside, nel senso come environment, eccetera, con le dovute differenze. Però sostituiamo, diciamo, il personaggio a questo watermelon, con questo watermelon, e facciamo. Scusate, sono andato avanti. Oh. Scusate. Ok. E realizziamo per lo showcase di Game Happens un controller alternativo. Quindi prendiamo questa Anguri vera, usiamo Arduino, in verità Alessandro, perché è lui quello più skillato. Usiamo Arduino per collegare l'Anguria al videogame, e di fatto quando il giocatore schiaffeggiava l'Anguria, questa Anguria a schermo faceva un balzo e andava avanti. Quindi una cosa molto semplice e divertente, che ha divertito noi e che poi abbiamo visto di aver divertito anche i giocatori.
Questo inaspettatamente ci è valso un articolo su Kotaku che all'epoca per noi era come dire: ma questo noi l'abbiamo fatto in poco tempo, un progetto in cui ci siamo divertiti. E ci ha regalato questo articolo che ci ha fatto ovviamente felicissimi, ma che ci ha permesso anche poi di creare tantissime connessioni. Abbiamo presentato poi il gioco all'interno di un contenitore, ovviamente a Game Happens, ma anche alla Maze. Alla Maze, dove poi abbiamo incontrato Gianluca, l'altro membro di Space Becker. Questo per dire appunto che sia Game Jam sia i festival servono proprio a fare questo, conoscere persone e a creare connessioni. Ok. Secondo videogame, Like Roots in the Soil. Anche qui partiamo da una game jam online, il cui titolo era, diciamo, il tema era un mondo post-apocalittico. Decidiamo di trattare l'argomento un pochino fuori spostandoci un po' dai soliti cliché di zombie, cose del genere, e riflettiamo sull'idea di apocalisse. Quindi l'apocalisse, diciamo, ok, è un prima e un dopo. È una linea temporale in cui c'è, che divide proprio un prima e un dopo solitamente catastrofico. Quindi risolviamo, diciamo, graficamente a livello di gameplay la cosa avendo questo, purtroppo queste, speravo fossero GIF, ma non lo sono, questo, diciamo, cilindro, questo diorama che il player muove attraverso quella piccola lattina, diciamo, quando ha giocato ai festival, ma il player solamente muove la camera e vede, diciamo, il cammino di questi due personaggi che vivono appunto in modo speculare e che, diciamo, nel finale si scoprirà qualcosina in più di loro. Anche qua il gioco è nominato da Maze, va ai festival. Per la prima volta viviamo anche l'esperienza di mettere il gioco all'interno di un museo, ad esempio lo ZKM Center of Art di Karlsruhe, e un altro, adesso mi sfugge il nome, però vediamo il nostro gioco, diciamo, vivere in diverse realtà. Anche Pedersini ci ha gentilmente ospitato nella sua galleria Like. E vi faccio vedere anche qua, vista l'occasione, visto il pre-pandemia, quando ancora veramente c'erano i festival, abbiamo sperimentato un po'. Ah, ma si muoveva. Ecco qui, vedete quello di cui stavo parlando. Ai festival, dicevo, abbiamo portato di nuovo un controller alternativo. Questa volta è questa piccola lattina. Girando questa piccola lattina si interagisce appunto con la camera a schermo. La cosa che ci è piaciuta, abbiamo visto anche piaciuta molto ai giocatori, era il fatto che questa lattina ha un ruolo importante nella storia, questa piccola piantina piantata in questa lattina. Ha un ruolo importante nella storia ed era bello vedere come i giocatori impegnati a giocare per quei pochi minuti che dura il gioco, alla fine, diciamo, si ritrovassero in mano fisicamente un pezzo del gioco, un pezzo importante di quella che era la storia. E quindi, bello, è stata una bellissima esperienza. Terzo gioco. Di nuovo Game Jam, un progetto anche qui di breve durata, Ludum Dare 40, il titolo era Più ne hai peggio è, e abbiamo scelto di parlare di potere e di ricchezza. Quindi anche qui la meccanica è piuttosto semplice, si deve tenere premuto la barra spazio, a cui rilascio poi la storia va avanti, step by step. E diciamo che è una, diciamo, possiamo considerarla una filastrocca interattiva. Ci
c'è questo re con le spalle al muro che vede, diciamo, questa folla inferocita avvicinarsi ogni volta. Dopo questo, passiamo all'ultimo gioco che è uscito. Qui è il gioco dove Maddalena, narrative designer e writer, incomincia a lavorare con noi. Quindi qua secondo me prendiamo un pochino di maturità nei contenuti, anche la lunghezza del gioco comincia ad essere un pochino più ampia. E quindi Bird Passage che cos'è? È quello che diciamo che è un viaggio notturno attraverso le strade di Tokyo. È una meditazione sull'ultimo secolo di storia giapponese racchiusa in frammenti di conversazione tra il taxi driver e uno spirito, uno yokai, che è questo spiritello bianco che vedete qui. È un gioco narrativo, ci sono dei dialoghi a scelta multipla con cui si esplora la storia. Dico esplora perché c'è un finale, però la narrativa è strutturata in modo che diciamo capillare, in modo che il player sia invitato ad andare a scoprire tutti i branch narrativi. Come ci è venuta l'idea del gioco? L'idea è venuta durante un viaggio di Alessandro a Tokyo, un soggiorno a Tokyo, in cui lui, fotografer, videomaker, è rimasto affascinato da questi taxi. Queste qui sono due foto che ha scattato lui tra le tante a Tokyo. Questi taxi hanno un fascino incredibile perché sono queste macchine lucidissime, con queste luci poi della città moderna che si riflettono sopra. Sono anche molto affascinanti i propri guidatori, molto composti, sempre appunto a prendersi cura proprio come un rito, una gestualità, prendersi cura dell'auto, della pulizia. Insomma, era una figura elegante questa macchina, questi guidatori che ci faceva venire in mente qualche cosa, una storia. Una storia che Maddalena ha approfondito andando a immergersi nella storia giapponese, di quella che è la cultura giapponese. Quindi, ad esempio, due delle tematiche principali, diciamo, su cui si fonda il gioco, diciamo, sono il terremoto del Kanto, che è stato un terremoto devastante in Giappone, a Tokyo, e il ginkgo, ad esempio l'albero del ginkgo, che avrà anche lui un ruolo molto importante sia nella cultura giapponese, ma nel nostro gioco. Quindi, a destra, nella figura a destra, vedete tutto quello che è il lavoro di Ma cioè una parte di quello che è il lavoro di Maddalena, che ha fatto tutto su carta e poi ha trasportato, tradotto, diciamo, tutto questo in Yarn, su Unity, però è un lavoro di ricerca, questo è un francobollo rispetto a tutto il resto. In alto invece a sinistra vedete le prove di character design che avevo fatto, quasi tutte poi scartate perché a me risultavano un po' childish, un po' troppo, non lo so. Non rispecchiavano quello che doveva essere una figura composta, anche regale, seppur come. Insomma, tra questi, diciamo, ecco, questa è proprio una figura un pochino più, che secondo me rappresenta di più quella che è lo yokai. Chi è lo yokai? È uno spirito, delle persone che non hanno avuto un trapasso nell'aldilà, sono ancora in un limbo, diciamo, se dovessimo dirlo, in maniera occidentale. Quindi io faccio ricerca sul character design. Intanto Gianluca e Alessandro cominciano a mettere su un ambiente e un prototipo. Questa è una foto del prototipo, di un primissimo prototipo in cui
avevamo tracciato le linee della strada, in cui avevamo accennato dei palazzi, ma poi abbiamo capito che, andando per sottrazione, abbiamo capito che serviva poco per far capire l'ambiente in cui ci trovavamo. E difatti la macchina e questo yokai vivono in questo spazio, in questa notte, in questo blu profondo. Quindi non hanno niente attorno. L'environment, salvo le fermate dove si trova lo yokai, dove viene raccolto dal taxi, ma l'environment di fatto vive solamente nei riflessi che vediamo sull'auto. Quindi percepiamo Tokyo proprio attraverso questi riflessi brillanti che si riflettono, che si specchiano sull'auto. Questo appunto è l'ultimo gioco che abbiamo pubblicato. Tutti, anche con questo, abbiamo avuto la fortuna di andare a Indiecade come nominee, HGX, Mad ha fatto un talk a Clash of Realities. Quindi, insomma, sono tutte occasioni per conoscere persone, per andare in giro, tutte cose che spero torneranno prestissimo. E tutti questi giochi li trovate ad offerta libera su Itch, quindi se vi fa piacere giocarli, li trovate lì. Ora facciamo un piccolo impasto indietro. Ho detto all'inizio che il percorso di Spacebacker nasce proprio dal nostro lavoro di tutti i giorni, e ci ha accompagnato proprio durante questi anni, come un lavoro parallelo. Quindi Spacebacker versus freelancing. In verità, diciamo che non c'è questo contrasto, diciamo, tra questi due lavori, diciamo, perché uno credo sostenga l'altro. Per fare qualche esempio, per quanto riguarda me, ad esempio io con Spacebacker, quindi il mio lavoro come freelance è solitamente indirizzato all'animazione, modellazione, rigging, diciamo tutta quella parte di pipeline. Ma con Spacebacker cosa ho potuto fare? Ho potuto sperimentare anche quello che vuol dire lavorare sul design, lavorare sulla scrittura per i primi giochi, avevo scritto qualche dialogo, qualche testo più che dialogo. Art direction, quindi in un team più piccolo, diciamo la situazione è più, anche se ci sono dei ruoli ben definiti, ma la situazione è molto più paritaria, meno gerarchica, quindi tutti hanno parola su tutti gli aspetti del gioco, anche se ovviamente ognuno ha il suo ruolo. Questo però insegna molto appunto su tutti i ruoli, su come si fa un gioco dall'inizio alla fine. Altra questione per me importantissima, Spacebacker, e credo per tutti gli altri membri, Spacebacker è un campo fondamentale per noi di sperimentazione e di libertà alla fine. Cosa che difficilmente si può avere in modo così ampio lavorando come freelance o lavorando nell'industria. Quindi qua Spacebacker è proprio il luogo dove possiamo davvero lasciare fluire le idee, spingersi oltre se vogliamo. È un luogo di grande libertà per me. In ultimo direi che è spesso anche un luogo di un po' decompressione dal lavoro. Quindi anche di questo fluire di idee ci rilassa un po' da quelli che sono gli impegni lavorativi. A volte, altre volte invece è un lavoro in più che ci si porta a casa, magari la sera o la notte, però è sempre un lavoro fatto con piacere, direi. Altra cosa importante per quanto riguarda me,
il mio lavoro da freelance, Space Hacker mi ha dato la possibilità di avere un portfolio molto ampio di tanti progetti finiti, solidi, maturi, anche se a volte brevi, ma non conta, sono progetti finiti in cui la mia mano è. Sono tutti progetti molto, molto personali, nel senso mi rappresentano al 100%. Quindi anche questo mi ha dato un portfolio più solido, meno, diciamo, più solido, diciamo, più maturo, ecco. E anche più, ecco, più ampio, nel senso che tutti questi progetti non riguardano solo l'animazione, non riguardano solo il rigging, non riguardano solo una fettina specifica del lavoro che si fa per un videogame, ma è un portfolio in cui si può dimostrare di avere un occhio, diciamo, una visione più ampia e di aver lavorato un po' su tutti gli aspetti e di comprenderli un pochino più a fondo. Dall'altra parte, quindi questo lavoro mi è valso poi, diciamo, lavoro su Alba, dove poi, quindi lavorando sempre come freelance, ma per un progetto che è durato 2 anni, quindi modo di essere freelance un po' particolare, portare appunto quell'esperienza nell'industria, in un gioco che è molto più esteso. Spesso però, appunto, chi cerca, prima parlavo del portfolio, a me piace lavorare in studi medio piccoli, diciamo, anche Astro Games, pur avendo grandi risorse, comunque è uno studio che non ha i numeri, diciamo, di impiegati, di studi AAA, è uno studio che mantiene, diciamo, una certa familiarità, non so come dirlo, diciamo dove le persone contano. E spesso appunto il fatto di avere un portfolio personale aiuta a dimostrare, diciamo quando si cerca un ruolo anche nell'industria, aiuta a dimostrare che voi siete persone. Quindi spesso negli studi di medie dimensioni si cerca appunto, diciamo che è facile trovare qualcuno che sappia svolgere un task, quindi che sia un buon animatore, che sia un buon rigger, che sia un buon modellatore. Però, per mia esperienza, ho visto che è difficile trovare persone che siano in grado di davvero dare un'impronta al progetto vera, di riuscire a parlare con diverse figure professionali. Perché durante un videogame si parla a pari con il designer e le sue necessità, con un programmatore e le sue necessità, con l'art director e con quello che ci viene proposto. Quindi è un lavoro che conta tantissime persone. E secondo me proprio il fatto di avere uno sguardo aperto e una visione completa a me quantomeno ha aiutato moltissimo. E questo devo dire, grazie all'esperienza di Space Backyard e ai miei compari di viaggio. Dall'altra parte, quello che dà l'industria, intanto devo pagare tributo a Mike Anderson, che è questo ragazzo qua, perché durante il mio trascorso da Stu è stato fantastico, perché mi portava in giro, quindi pre-pandemia ero tra i pochi, forse l'unico remoto del gruppo, e quindi ero presente perché Mike mi portava in giro, quindi mi sento sempre di ringraziarlo. Però, cosa vuol dire questo? Nel senso, io qua ho imparato tantissimo come si può, diciamo, come si lavora in un progetto così grande, l'organizzazione del lavoro, anche quello che ci può dare, diciamo, lavorare su progetti così estesi, secondo me, è essere sempre a contatto con il mercato, con l'industria, quindi nel suo bene e nel suo male, però con quel tipo di mercato e
dei prodotti che sono un po' al di fuori di quelli che ad esempio facciamo con Space Packard. E inoltre, secondo me, un altro punto interessante è che, quindi in uno studio, diciamo, di dimensioni anche se medie, si può avere accesso ad una tecnologia, viste le risorse, che spesso magari da soli è più difficile avere a portata di mano. Quindi diciamo che prima vi dicevo, Space Packer e freelancing, uno contro l'altro. Di fatto uno sostiene l'altro. Perché quello che ho imparato con Space Backyard, io poi lo metto nel mio lavoro come da freelance, quindi con quello che dicevo appunto, uno sguardo più ampio, un'esperienza più vasta. E quello che imparo da freelance lavorando in grandi studi, lo porto poi a Space Backyard, quindi magari nell'organizzazione del lavoro, nel vedere anche tantissimi artisti fantastici, tantissimi colleghi. Da cui posso davvero prendere qualcosa e portarlo in Space Packer. Quindi diciamo che davvero freelancing, Space Packer si sostengono e si autoalimentano, si alimentano a vicenda. E direi che in ultimo, in entrambi i lavori, diciamo, secondo me quello di cui bisogna ricordarsi è che comunque fare giochi non vuol dire essere da soli. Io ho parlato durante questo piccolo talk di tante persone che mi hanno accompagnato, con cui abbiamo scambiato idee, con cui abbiamo concretamente fatto progetti. E credo appunto fermamente che il fare videogame sia proprio una questione di stare tra le persone e di davvero di divertirsi e di stare insieme alle persone, cosa che spero si potrà fare presto, quindi speriamo di rincontrarci presto ai festival e negli uffici. Io vi ringrazio e qui avete i contatti sia miei sia di Space Packard e direi che qualsiasi domanda avete, il talk è stato, ho toccato diversi argomenti, non è stato tecnico, ma se avete anche qualche domanda, diciamo di questo tipo, un po' più tecnica, sono aperto anche a quello. Grazie. Grazie. Grazie a te, Simone. Grazie. Io ce l'ho una primissima domanda. Dimmi tutto. Quali sono gli strumenti principali che utilizzi a livello software? Ma non solo questa domanda abbastanza banale del quali sono i tuoi strumenti preferiti, ma quelli che ritieni che siano essenziali e che non ti aspetteresti da primo acchito di essere essenziali, come, non lo so, il cacciavite con la punta giusta che ti risolve tutto, o comunque che ti aiuta molto. Oddio, proprio così che inaspettati. Devo dire che non saprei cosa risponderti. Io forse ti direi che a me, come freelance, piace stare comodo. Cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me, lavorando da remoto, specie dopo questo anno, 2 anni difficili un po' per tutti, il fatto di avere anche solo di avere una postazione che può essere a casa o per chi piace con le persone giuste, in una scrivania, in un coworking, eccetera, dove puoi trovare persone magari che fanno il tuo stesso lavoro, anche se non sono i tuoi colleghi, ma ti possono dare una mano, sia morale, sia tecnica. Ad esempio, quello è un po' il mio cacciavite, diciamo. Quindi organizzare il lavoro bene, sia a livello proprio logistico, di dove lavoro, come lavoro, sia poi ovviamente a livello di software, eccetera, quello a me aiuta tantissimo nella mia organizzazione. Ecco, ti direi forse questo più che un software, perché poi i software
No, non ne ho uno proprio che sia il coltellino svizzero, ce ne sono tanti e funzionano direi tutti molto bene. Io lavoro tanto con Maya e con Unity principalmente. Grazie, quindi alla fine Maya, Unity, compagnia e comodità. Ok. Direi di sì, non ci metto il caffè, ma quello è scontato. Però io ho trovato molto. Come dire, davvero, specie in questi 2 anni difficili, però avere un'autodisciplina di lavoro in un posto che sia adatto, c'è chi piace lavorare da solo, c'è chi piace lavorare magari con più persone. Ad esempio, a me piace fare una via di mezzo. Io magari al mattino sto a casa, lavoro da casa sulla mia postazione e poi pomeriggio vado in un co-working che ho qua vicino. Però trovo davvero importantissimo trovare questo bilanciamento qua. Può essere utile, anzi, è vitale in questi momenti. Ok, grazie. Anch'io ho una domanda, anzi due. Inizio con la prima, poi l'altra la lascio per dopo. Sono molto curioso di sapere, di capire come riesci a gestire gli impegni lavorativi e i progetti di backyard, ovvero i progetti in backyard li tratti come un altro lavoro freelance, lo fai nel tempo libero, come funziona? Allora, secondo me, anch'io vorrei sapere come faccio, però diciamo che ci siamo trovati bene quando siamo riusciti a trovare delle finestre di tempo. Per farti un esempio, Bird Passage l'abbiamo fatto in 15 giorni, più o meno, che avere un tempo insomma abbastanza stretto. Quindi abbiamo sviluppato, guarda, in 15 giorni davvero lavorando, ma non tutto il giorno, quindi una finestra di 15 giorni più fai, diciamo, siamo arrivati un mese magari pubblicando quel gioco, fissando quello e l'altro, ma il gioco davvero in 15 giorni, lavorando la sera, incontrandoci qualche pomeriggio, l'abbiamo fatto in quello spazio lì. Secondo me per noi funziona molto bene quando ci ritagliamo questo tipo di finestre. Quando abbiamo quel magico momento, quindi si pensa al gioco sempre, sotto la doccia, o in giro prendendo un caffè. Una volta che è in mente e che sulla chat ci siamo bombardati su Telegram di messaggi tipo: ma io vorrei fare questo, ma a me piace questo, guarda questa foto, troviamo una finestra di poche settimane dove riusciamo a dare una botta lì al gioco, dove sappiamo che siamo abbastanza liberi. Liberi poi vuol dire comunque lavorare spesso di sera, però a mente libera quantomeno. A me pesa avere, diciamo, un doppio impegno quando magari è un periodo sul lavoro freelance molto stressante, quindi riesco, il mio cervello fa fatica. Ma quando anche se ho tanto lavoro, ma lavoro scorre liscio, riesco di sera a lavorare anche ai progetti di Space Hacker tranquillamente. E non so se sentite le campane, ma vabbè. Un pochino, ma fa niente, ti Un capiamo lo po'. stesso. Quindi. Quindi, finestra di tempo e organizzazione. Quindi, una volta che si è parlato del gioco insieme, che si mettono a posto tutte le informazioni, strutturare il lavoro in modo che ognuno possa andare da sé. Quindi, ok, abbiamo parlato, ad esempio, Bird Passage, abbiamo parlato dello yokai. Ok, Simo, sta a te ora farlo, cioè non ci interessa, mandaci delle foto dello yokai e fallo quando ti pare. Ok? Quindi, fiducia. Maddalena, abbiamo parlato della storia. Siamo d'accordo sulle linee generali? Fiducia massima a te, fallo quando vuoi. Ecco, la fiducia conta tanto quando si organizzazione e fiducia. Quindi io so che
qualsiasi, diciamo, persona del gruppo, quando tutti noi abbiamo davvero in mente che dove vogliamo arrivare, ognuno poi fa il suo lavoro da sé, quando ha tempo, ma quando gli fa piacere, perché quando non fa piacere si fa poca strada. Quindi po possibilmente una finestra di tempo in cui è possibile lavorare in maniera continuativa a un progetto dall'inizio alla fine, senza interruzioni. Perché vedo che, almeno dall'esperienza fino adesso, essere proprio onesti, più il progetto si allunga, più poi ne vogliamo fare un altro, cioè ne subentra un altro entusiasmo. Invece è bello catalizzare quell'entusiasmo lì in 15 giorni, un mese, bam, e via. Vedo che per noi funziona, fino adesso ha funzionato così. Ok, grazie mille. Vai, Vado con la seconda allora. vai. Dato che hai esperienza sia in backyard sia come freelancer in studi più grandi, a parte la questione delle risorse finanziarie e materiali, che cosa manca di più rispetto a uno studio in backyard o comunque in un gruppo di persone che è piccolo? Che lavora ad un progetto a livello proprio organizzativo o lavorativo. Cosa manca al gruppo piccolo rispetto a uno più Sì. grande? Secondo me le risorse economiche, perché la risorsa economica ti dà il tempo, ti libera degli spazi di tempo e A sì. parte le risorse economiche, c'è qualcosa proprio a livello lavorativo con gli altri o proprio a livello di ruoli, non lo so. A me, non lo so, io li vedo sempre molto simili per certi aspetti. Sarà che appunto, cioè, ho la fortuna di lavorare con persone super preparate, sia negli studi grandi, sia con Space Backyard, quindi per me è molto paritaria la cosa, solamente che se da un lato ci sono tre modellatori, lì ci sono solo io. Se da un lato magari sono un senior designer e due junior, lì non so, magari il designer in quel gioco lo fa Gianluca o Alessandro. Quindi non, diciamo, trovo tantissima differenza, anche se c'è, parliamoci chiaro, ovviamente. Però sì, ecco, sì, quello che vorrei in Space Hacker forse è qualcuno che ogni tanto ci mollevasse dalla burocrazia. Perché la cosa Ottimo. fighissima di quando lavori in degli studi organizzatissimi, come a Stu Games, ad esempio, è bellissimo perché ci sono tantissime figure che ti aiutano per ogni cosa, ti sgravano proprio dal peso di tutte le cose noiose. E quindi tu davvero puoi dedicarti, grazie a queste persone, al tuo lavoro, alla creatività, è bellissimo. Ad esempio Mike, questo ragazzo che avete visto prima, cioè lui fisicamente mi portava col laptop, cioè è una roba che per me è, magari può sembrare una cosa che qualcuno dice, ma vabbè, ma perché? Cioè, cosa ti interessa di portare un freelance in giro per lo studio e fargli... Poi gli puoi comunicare tu cosa è successo in riunione. In verità no, perché le persone appunto come Mike che mi hanno aiutato ad essere lì, hanno aiutato me ad essere veramente lì e hanno aiutato l'azienda ad avere una persona coinvolta al 100% che desse il massimo, perché era veramente nel gruppo, non era il solito freelance che, sì, tieni queste 10 animazioni. Me le ridai tra una settimana. A me piace proprio esserci, se no mi annoio, non mi piace. O ci credi da quella roba lì. Quindi ecco, per risponderti, una cosa che forse manca in uno studio piccolo è che tu devi fare tutte quelle menate lì, quelle noiosate lì. Quindi ti devi iscrivere al festival. Devi mandare la mail, devi fare la submission, poi ti arriva la mail dal tizio. Cioè, quando fai quella cosa,
Il mio cervello si divide in quattro parti, svengo. Ma ruba il tempo. Noi quando abbiamo fatto le submission, cioè cose semplici, submission, magari cominci a vedere qualche situazione, spendi tutto il tempo che hai di sera a fare quello. Noia mortale e non puoi fare il gioco successivo. Quello lì mi stressa. Perché occupa l'unico tempo che hai. Chiarissimo, sì. Posso immaginare. No, è una roba proprio troppo noiosa. Basta. Va bene, grazie mille. Io ho una domanda forse che mi odierai perché è molto generica, però proviamo, vediamo se riusciamo a capire qualcosa. Hai parlato di come trovare un gruppo di persone con cui collaborare al di fuori del freelancing, come tipo Space Backyard. La cosa che quando personalmente ho provato cose simili, la cosa che trovo davvero difficile è trovare specificamente persone che sono like-minded, non so bene come dirlo in italiano, persone che la pensano allo stesso modo dal punto di vista artistico. Come, principalmente perché fin quando non ci lavori per un po' è un po' difficile saperlo con certezza. Come, non lo so, come avete approcciato voi questo cercare questo. Io devo dire che nessuno, secondo, cioè non puoi capire una persona. Ad esempio, ci sono tante persone che sento e dico, ok, partiamo con questo gioco, ho trovato il programmatore, ho trovato questo, e bene, siamo un team di 5 persone. Però gli dico, vi conoscete? Cioè, sai lui se finisce le cose? E difatti poi solitamente queste cose naufragano. Perché? Perché è vero che cioè, tu hai bisogno di lavorare, è per quello che dico, facciamo progetti piccoli quando si parte, perché hai bisogno di lavorare con qualcuno e capire lui come lavora, se è responsabile in quello che fa. E queste cose qua non le capisci finché non ci metti le mani in pasta. Io devo dire che sono stato fortunato perché ad esempio con Ale noi ci siamo conosciuti al lavoro e quindi abbiamo visto che ognuno dei due era competente al massimo ed era reliable, insomma ci si poteva contare. Sapevamo che quel lavoro lì Ale ci avrebbe messo X tempo, io ci avrei messo quel tempo, di quello eravamo sicuri. E poi io mi innamoro delle persone, cioè io vado in giro, parlo, un po' cazzo a tutti, e quindi con Maddalena probabilmente ho fatto così, siamo fatti una chiacchiera, eccetera. E quindi a me piace, io vado anche un po' a pelle, parlo un po' con tutti, e quindi mi innamoro delle persone. E quindi insomma, questa roba qua, ad esempio, con Gianluca ci siamo conosciuti ad Amaze in modo così, bevendo una birra, nel senso. Però ci siamo trovati bene e quindi questo è il consiglio di bersi una birra in più quando è necessario e di fare piccole esperienze concrete, tipo, ma anche magari non un gioco, per dire se tu incontri un grafico e dici io ci metto la programmazione, si può sperimentare anche solo su, non lo so, scrivere del codice per un'animazione, fare qualcosa magari di così fino a se stesso, estetico, però si comincia un po' a rimbalzare la palla tra uno e l'altro. Quindi direi così. Grazie. Io avrei una domanda, si sente? Oh, va, grazie. Ok, l'importanza anche tanto su test, insomma. Sento male. Mi spiace. Sente un po' d'eco solamente. Vuoi scrivere? Mm.
Mi non nel bagno, figurati. Sì, volevo dire, secondo il tuo modo di vedere cose, qual è l'evento, la fiera più importante cui il studio piccolo dovrebbe Dovrebbe partecipare. partecipare? Sì, per la tecnologia, per come è postato, per le quello che ti lascia. Se, beh, c'è sentito poco a lungo. A beneficio della registrazione, credo che la domanda fosse, Simone, confermami, qual è l'evento in cui è, diciamo, l'evento migliore, meglio organizzato per come è strutturato, eccetera, eccetera, a cui partecipare se si è uno studio di piccole dimensioni, giusto? Esatto. Ok. Perdonami, ma si sentiva poco bene il. Io direi, ti direi quella che è stata la nostra esperienza, più che proprio fare un giudizio universale, che non me la sentirei, specie passati questo anno e più di pandemia. Però noi ci eravamo trovati molto bene all'inizio, da Maze, perché era molto, per il suo carattere anche sperimentale e perché a livello di contatti è un festival molto aperto dove c'è anche appunto molto la cultura di bersi una birra insieme, di stare fino a tardi la sera. Era uno spazio molto, molto fresco, anche molto divertente. E quindi, essendo appena entrati, ci aveva facilitato molto nel creare contatti, perché era molto naturale, semplicemente conoscevi persone che facevano lo stesso mestiere. E quindi quello io lo consiglio sempre. Forse più che a livello, cioè magari più che a livello commerciale, proprio per una questione di contatti. A noi aveva funzionato così. E poi è divertentissimo. Quindi lo consiglio ampiamente. E poi noi avevamo partecipato, che secondo me era per la nostra taglia, all'EGX, ma avevamo partecipato sia all'EGX normale, diciamo quello più grande, non mi ricordo il nome esatto, però abbiamo partecipato all'interno della Latfield Collection, che è questa collezione di giochi, chiamiamoli più indipendenti, boh, è un termine sbagliato, però diciamo una collezione curata di giochi che appunto non sono magari i soliti giochi più commerciali, eccetera. Ed è un bel contenitore perché lì a Londra la gente veniva tantissimo, quindi in un festival che presenta tutti i giochi, più anche magari quelli più cafoni, in quella collezione lì era un po' un acquario protetto per dei giochi un pochino magari più curati e più affini, diciamo, a noi. Quindi quella lì era, secondo me, un bel posto dove applicare. E la selezione era bellissima, i 2 anni che siamo andati, in cui siamo andati. E poi, questi due a me erano piaciuti molto. Poi vabbè, ce l'avamo trovati anche bene a Indiecade a Parigi, però forse, poi dove? Stavo facendo mente locale. Ah, in verità io lo do sempre per scontato perché è qua vicino casa e quindi mi sembra di stare a casa, ma non è così scontato. Game Happens è fantastico, secondo me. Ovviamente io sono di parte, ma tra virgolette, perché l'ho vissuto da quando ho cominciato a fare videogame, non conoscevo ancora certe realtà e Game Happens in Italia me l'ha fatta conoscere. È stato ancora prima di Amaze, tutto un primo veramente approccio a un posto dove veniva curata la selezione, dove venivano portate delle persone impensabili, secondo me, per l'Italia, a parlare, a confrontarsi. Quindi, dai, io metterei questi tre come per chi davvero comincia, e quindi non parlo di studio piccolo come un gioco magari finanziato o già un'idea commerciale di un certo tipo.
Parlo più del gioco, magari in cui davvero stiamo cominciando a, stai cominciando ad affacciarti sul panorama, sulla scena, vuoi prendere contatti, capire un po' anche publisher, un po' cos'è, cosa non è, cioè prendere un po' di informazioni. Forse metterei. Questi qua ci siamo trovati benissimo. Confermo che Game Happens è incredibile. Per fortuna di migliore in Italia che abbia. Direi di sì. Sì, io tutte le volte lo metto sempre per ultimo perché è qua a Genova. E Scontato, perché però è incredibile. è scontato, ma in verità è incredibile, perché averlo a Genova, mi ricordo Vlambeer, venuti qua, cioè, incredibile. Forse è anche importante menzionare che sono tutti gratuiti per chi espone, tranne forse Amaze, devi pagare un pochino per Ma poterlo. se non mi ricordo adesso se l'Hatfield, Direi che è no. gratuito, sì. Però comunque anche Amaze, veramente la submission era veramente poco. Sì. E ci sta, perché almeno ti responsabilizza dare quel gettone lì, non lo vedo come una cosa di lucro, diciamo. Secondo me semplicemente responsabilizza di non avere una valanga di submission solo perché ti è scappato il dito sul mouse. Quindi, secondo me, quando c'è una submission magari di, non so, 100 euro, insomma, intorno a quella cifra lì, è una cosa che poi bisogna stare attenti, in verità, è che poi, ok, magari la submission è gratuita, però magari poi all'epoca dei festival ci bisogna spostarsi, non so, come si dice, è mandatoria, è obbligatoria la tua presenza, ad esempio. E quindi magari ti devi programmare quei giorni lì, devi esserci per forza. Oppure magari non ti danno gli schermi per fare il showcase del gioco. E quindi devi, non so, affittare a, che so, a Parigi uno schermo che ti costa come una Ferrari, non so. Quindi c'è tutta una cosa anche di logistica. Oppure magari in un anno tu fai tante submission perché sei un sacco carico del tuo gioco. Poi magari te le accettano tutte e sai che devi spendere, non so, di aerei e di alberghi delle cifre che il tuo gioco non guadagnerà mai, magari perché è un gioco che magari hai pensato in modo non commerciale. Quindi, insomma, bisogna fare quei calcoli lì, secondo me, anche organizzare, ok, a quali punto quest'anno, questi due, cioè, senza avere il braccino corto, perché è bello, però. O due in contemporanea, un anno ci è capitato due festival, sembra il GX a me, mi ricordo. Quindi avevamo delle persone che ci davano una mano là, eravamo matti. Se non ci sono altre domande, ne avrei una io. In realtà è un pochino più tecnica e specifica per quello che è il lavoro che hai fatto per Ask Two come freelance. Tu hai lavorato principalmente come modellatore o hai dovuto provvedere anche ad altri aspetti dell'implementazione, quindi non lo so, rigging, animazione, implementazione all'interno di Unity, cioè il tuo ruolo era quello di modellatore o era un pochino più fluido all'interno del team? E soprattutto Mike era uno sviluppatore o era pagato soltanto per portarti in giro? E soprattutto eri collegato 24 ore su 24? Ti dico, aspetta, chiudo la finestra che c'è uno scampanio di nuovo. Eccomi, scusate. Allora, aspetta, comincio dall'ultima. No, Mike è un producer ad Astu e quindi si è, come dire, si è prestato anche a portarmi in giro. Quindi no, no, ha tantissimi ruoli ed è un producer. Poi aspetta, vado indietro le domande, mi sono già Eri dimenticato. collegato 8 ore al giorno. Sì, infatti era un po' strano
strano rispetto agli altri. Quindi io ho cominciato che ero stato stranissimo perché ho cominciato che ero solo remoto. Io poi andavo su anche a Londra, in verità, abbastanza spesso. Solitamente va una volta al mese, una cosa del genere, per insomma tastare un po' il polso della situazione. Però poi ero appunto l'unico remoto. E poi la cosa stranissima è che tutti, quindi ho fatto un anno e qualcosina da remoto da solo, e poi tutti erano miei colleghi remoti per la pandemia, che è stato stranissimo, per me quasi anche più facile, nel senso proprio egoisticamente parlando. Anche per Mike, immagino. Come? Anche per Ho Mike, immagino. liberato le sue mani finalmente, le sue ginocchia, siamo separati, è stato per me, si è spezzato il mio cuore, lui credo di no. Però stavo collegato 8 ore al giorno, però non con la camera, quindi io ero 8 ore al giorno, avevo un orario normale, ero diciamo reperibile su Slack. E poi partecipavo però a tutti gli appuntamenti dello studio, quindi stand-up meeting e queste cose qua. Quindi vivevo con la quotidianità lì. Solitamente un freelance più libero magari di gestire il suo lavoro, però per noi andava bene così, perché ci siamo trovati bene a lavorare insieme in questa maniera qua. Perché eravamo ok tutte e due, a me piaceva molto partecipare alla vita dello studio, e viceversa, loro avevano un animatore sempre presente, diciamo. E no, animatore, quindi no, cioè non no, il mio ruolo lì, quindi il ruolo, diciamo, l'etichetta poi è principal animator. Ma è voluto dire andare dalla modellazione, quindi l'art director, David Fernandez Huerta, mi dava i disegni. Io da lì, col suo aiuto, li traducevo in 3D, quindi con lui facevamo continue review per vedere lo stile, specie all'inizio, per capire come suoi disegni 2D andassero tradotti. In verità lui aveva proprio un'idea anche di blocchi, quindi è stato fantastico. Da lì poi facevo il modello, texture, rigging, animazione in Maya, quindi fino a qui in Maya e Photoshop, e poi l'implementazione Unity fatta specialmente con... Ne abbiamo parlato prima fuori dalla registrazione, ma con Gianluca Vattino, che è uno sviluppatore, che è un programmatore di Astu Games, barese, bravissimo. E con lui abbiamo proprio fatto l'implementazione per come si muovevano, come si muovono gli NPC, come si muove Alba, quando un'animazione viene triggerata, durante i dialoghi, cosa fanno. E con lui ci siamo occupati degli NPC, eccetera. E poi quindi io ho coperto tutta la pipeline da inizio alla fine. E poi con me c'erano anche, sono entrati poi leggermente dopo, diciamo, però vabbè, c'erano con me Ian Zell, che è bravissimo, modellatore, quindi anche lui ha fatto dei character, ha fatto delle animazioni. Poi c'è un altro animatore spagnolo che si chiama Juan, che anche lui si è occupato poi più degli animali e di tutta quella parte di animazione. Però tanti di noi facevano, quindi io avevo in mano proprio dall'inizio inizio fino a Unity, però tanti di noi lavoravano in questo modo, nel senso di prendere il modello, magari proprio farlo e poi portarlo in Unity. E quindi lì c'erano appunto Gianluca Vattino, che è ragazzo vostro conterraneo, e Kirsty, che è un'altra ragazza invece programmatrice di Astu, che si occupava di come muovere gli animali, come si sarebbero mossi in game, tutti bellissimi. Quindi sì, è un lavoro ampio in verità.
Ma viene negli studi che non sono appunto gli studi da centinaia di persone, dove sei diciamo, molto più gerarchici, dove devi fare la tua animazione, finita lì e la passi a altre X figure professionali. Nello studio più piccolo, diciamo, c'è bisogno di persone che diano il loro impatto anche lavorativamente, che sappiano mettere le mani in tante cose. E poi è bello, a me piace tantissimo, mi annoierei un sacco a dover sempre fare, non so, 1.000 camminate. Invece così è più organica la cosa, è più ok, faccio questo per un po', modello per un po'. Cioè, è anche bello vedere il proprio modello portarlo fino alla fine proprio e vedere come si muove in game. Bellissimo. È proprio bello perché riesci a metterci, secondo me, a me piace appunto questo tipo di, sia per Space Becker, perché ovviamente siamo un gruppo più ristretto, ma anche in studi diciamo più grandi, però comunque a queste cose metti mano davvero, proprio. Cioè, la cosa, magari una mezz'ora di quel lavoro che hai deciso di fare, che poi vedi in game alla fine, figo, e l'hai fatta. Tu, cioè, l'hai fatta tu insieme agli altri, nel senso però è un impegno, vedi proprio il lavoro di ognuno, l'impegno di ognuno, la mano di ognuno, cosa che secondo me nei giochi più grandi, non lo so, io mi trovo meglio in situazioni un pochino più medio-piccole, chiamiamo. Alla fine, secondo me, hanno contribuito, non lo so, intorno alla ventina di persone, di più, però un gruppo, insomma, ben utile. Beh, sì, medio piccolo alla fine, perché se poi pensi ai grandi giochi, AAA, cioè si parla di centinaia di persone, non... però anche un gruppo che poi, insomma... si è in tanti, quindi comincia ad avere tante figure, tante scadenze di ognuno, insomma, diventa complesso poi da gestire, quindi ci sono persone che fanno questo mestiere, gestiscono tutti e sono fondamentali. Mi ricordo se ho risposto a tutto. Sì, hai risposto appunto anche in maniera approfondita. Ho risposto bene. Sì, promosso. Io avrei una domanda. Io sto facendo un ITS di grafica 3D, quindi modellazione, surfacing, praticamente tutto. Hai qualche consiglio? Consiglio, dimmi qualcosa di più, nel senso che Mi stavo tipo dicendo di come mettere esatto tutte le perché... cose. Ah, ci sono i bambini. Vabbè. Allora, io per il momento ho fatto sostanzialmente basi di praticamente tutti gli aspetti della grafica 3D. So anche programmare in maniera abbastanza basica e ho fatto un paio di videogiochi. Devo fare un altro anno di questo corso più due esperienze lavorative. Prova, cioè non so se l'hai già fatto, però quello che hai fatto, metti i panni fuori, nel senso, Sì, l'ho fammi dire quello provato. che hai fatto, bello, brutto che sia, cioè brutto non è quasi mai niente, ma nel senso, secondo me, poi quello che si fa, portarlo fuori, che vuol dire su Twitter, che vuol dire Sì, a, non lo so, a un'università, cioè nel senso dove c'è un gruppo di persone, io non è all'università, è però io insomma non so di specifico diciamo quello che
Però mi consiglia, visto che hai già fatto tante cose, dici, ah, ho fatto grafica, ho già realizzato qualcosa, secondo me, ecco, se non l'hai fatto, mettilo fuori da qualche parte, perché poi avere quel confronto lì, secondo me, è fondamentale. Va Più bene. che magari dire, ok, non so, ho fatto il gioco, non l'ho mai mostrato a nessuno, ora mi No, metto su. no, no, sempre è tutto pubblicato. Ok. Diciamo, ha poco senso farlo solo per me. Cioè, No, è un vero. gioco è come un fiore che tu lo cogli per te stesso, che senso ha? È vero, è vero. No, però tantissime volte, almeno parlo per me, anche io ho avuto la timidezza magari di dire, ma questa cosa magari non va bene così, io devo ancora finirla. Quindi magari, ecco, ti ho detto questo perché tante volte si ha magari anche il problema di far vedere le cose, ecco. Però non è il tuo caso, quindi bene. Vabbè. E quindi niente, altro consiglio, farne un altro, fai un altro gioco, farne due. Ci stiamo lavorando. Un'altra cosa, se puoi, diciamo, se puoi passare qualche nome di qualche evento, tipo quelli di cui hai parlato prima, perché non li conosco, quindi non Magari saprei. se anche con Giovanni vuoi mettere i link di Sì. Sì, appunto a me, così anche perché non è scontato magari conoscerlo. certo. E così almeno li ritroviamo lì. E a Mates fa un sito diverso ogni anno, quindi devo mettere quello l'ultima volta, Più il virtuale, mese dell'anno scorso. è sempre più avanti. Va bene, molte grazie. Grazie a te. Il gioco di Game Apps, che è importante, A soprattutto in me Italia. sì, è sempre virtuale anche quest'anno. Ho una parte. Left Field Collection non ha un sito, però organizzo tutto su Twitter tendenzialmente. Sì, dal suo account risali, secondo me, a Feral Vector. E Oh poi sì, qualcos'altro interessante. forse sì, proprio non c'è proprio quello specifico, però si va a pescare lui. Oh, ah, c'è GX che è una delle più grandi. Per curiosità, com'era la tua esperienza? Com'era la vostra esperienza in Decade? Vi siete trovati bene? Ah, sì, ci siamo trovati bene. Lì era Parigi, tutto, vabbè, come location era la biblioteca, la sua amica, no, sì, mi ricordo, vabbè, uno spazio interessante e ci eravamo trovati bene, comunque. Quindi era stato impegnativo perché c'era un sacco di gente, poi abbiamo ripetuto le stesse cose, però era bello, c'erano tanti giocatori, anche persone magari, c'erano tanti italiani anche, sviluppatori, c'erano incontrati lì. Di dimensioni è più tipo IGX, no? Ma no, era piccolo, diciamo, come dimensioni fisiche, cioè era, almeno quell'anno lì, noi siamo andati a dire solo quell'anno. Io non ho partecipato, mi sembra, da altri, però era, diciamo, contenuto. Ecco, abbastanza contenuto. Non era tipo GX, che è, insomma, io ero andato ai Tobaccos, Ah, sì. e insomma, era abbastanza grosso, era più contenuto. Però, secondo me, sì. Però c'erano appunto i giocatori, c'era un sacco di gente interessante. Anche magari, secondo me, qualche occasione per parlare anche magari di questioni più di sviluppo, magari anche qualche publisher, insomma, c'era una buona atmosfera. Bene, grazie. Sì. A Maze rimane quello più scanso, cioè più scanzonato, anche perché c'è Torste che è veramente un entertainer. Speriamo ricominci l'anno prossimo ormai. Speriamo.
Speriamo, io ci vado volentieri. Va bene. Magari, grazie per la disponibilità, grazie per parlare con noi. Grazie, grazie a voi per l'invito, è stato un super piacere e vi, insomma, vi seguirò, ci vediamo presto.